Ma è finito, certo. I cicli finiscono per i presidenti, per i direttori, per i giocatori, per gli allenatori. Il ciclo Agnelli è finito, la grande colpa della Juventus, della società, della proprietà è non aver capito che il ciclo Andrea Agnelli era finito. Il ciclo Elkan non era mai iniziato. Adesso però devi trovare una soluzione, serve un manager. Va benissimo che la proprietà sia Agnelli. E lo sarà, speriamo sempre, perché è un vanto per il calcio italiano, per il calcio internazionale, avere la famiglia Agnelli, Elkan Agnelli, proprietario di una squadra di calcio. Ma bisogna dare spazio ai manager. Avevi Marotta e la Juventus è cambiata. Non vuoi Marotta, hai fatto un errore colossale dandolo addirittura all'Inter senza fare firmare un patto di non concorrenza. Pensate, questa follia. Ma devi trovare un manager. Paratici l'avevi individuato, ma è un uomo di campo, non è un manager. Cherubini è il vice di Paratici, Paratici era il vice di Marotta. È ovvio che ti sei incartato. È ovvio che preparare certe partite servono dei dirigenti super competenti. Cherubini faceva la Juventus Under 23, faceva le giovanili. È un grande, grande direttore, ma non per una Juventus da Champions League, con tutto il rispetto. Nedved può fare la bandiera, ma secondo me può fare più l'asta che la bandiera. Non è un dirigente all'altezza della Juventus. Questo che cosa significa? Maldini è stato lì, all'Osteria del Corso, a mangiare per anni, tranquillo. Brera, tranquillo, faceva le sue passeggiatine e non ha trovato l'accordo con Galliani, non è sceso a compromessi, non ha lavorato per 20 anni, per 10 anni, per 15 anni, non lo so quanto. Quando ci sono stati i presupposti, Maldini è arrivato, sta facendo bene, si è affiancato con Frederic Massara e hanno fatto una bella combo. Chi è il manager? Gazidis, con tutti i suoi difetti. Ma alla Juve serve questo. Agnelli purtroppo è un ciclo finito, lo abbiamo detto. Allegri, vuoi cambiarlo per il quarto anno? Cambialo, ma non lo puoi fare perché comunque hai fatto un contratto pesantissimo ad un allenatore che oggi giustamente quel contratto lo deve e lo vuole rispettare.